Una bellissima e originale iniziativa che oggi è la Casa di Riposo di Fabria, un'iniziativa per far divertire gli ospiti che saranno anche protagonisti. Ma sì, ma poi anche un modo per rievocare momenti della loro giovinezza. Sono molto emozionati, già mi raccontavano stamattina che erano soprattutto quelli che poi partecipavano attivamente. La cosa si svolge in questo modo, ci sono alcuni abiti di sposa, da sposa che sono stati donati all'associazione Ben 29, all'In Simone, che ha già in altre due strutture ha fatto questa cosa per la nostra cooperativa e adesso viene venuta qua. Ci saranno alcune ragazze sue e alcune persone invece che sono parenti o persone che lavorano nella nostra residenza, che metteranno questi vestiti e si accompagneranno con alcuni ospiti che così avranno modo di raccontare il loro matrimonio, il loro incontro, insomma una cosa evocativa e quindi anche di un certo valore, anche se vogliamo no, sentimentale, emozionale, no? Quindi abiti da sposa che raccontano un'epoca passata e una storia di vita vissuta. Certo, assolutamente. D'altra parte noi tendiamo proprio anche nei nostri interventi con gli ospiti delle strutture a fare dei laboratori, delle iniziative, anche in collaborazione col territorio, con i ragazzi delle scuole, per permettere, dare occasione agli anziani di raccontarsi, che è un elemento secondo me assolutamente basilare, importante, di valorizzazione dell'identità dell'anziano, ma anche un modo anche per fare riabilitazione, se vogliamo, perché vuol dire mettere in moto dei meccanismi anche dal punto di vista cognitivo. E un po' tutta la cooperativa Nuova Assistenza che è qua e anche in altre strutture, tantissime altre strutture, abbiamo tutti un po' questa mentalità, questa strategia, questa idea dell'animazione come intervento non soltanto di intrattenimento ma anche riabilitativo, quindi se vogliamo anche queste iniziative che poi sono iniziative anche divertenti, belle, dove si fanno anche delle risate, dove si vedono delle cose interessanti, sono anche un modo per l'anziano per stimolarlo, no? Volevo solo aggiungere, così come ha detto il nostro collega Massimo, che i nostri ospiti sono tutti in fermento da questa mattina, non vedono l'ora di partecipare a questo evento, sono tutti contenti e agitati, non vediamo l'ora anche noi di vedere le nostre modelle e i nostri ospiti durante la sfilata. Quindi ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato e partecipato e speriamo di passare un pomeriggio in allegria. Grazie.